Sono particolarmente felice di dare il bentornato alla Leopolda a Pippo Civati. Ciao a tutti, ciao Matteo, scusate, ciao, ciao, ciao Davide. Allora, io faccio una cosa irrituale, mi sento a casa mia, ringrazio Matteo, ringrazio questa platea e questa casa che sento ancora mia e che penso lo sia per tanti di noi. Mi permetto di mandare un consiglio anche a chi ci guida nel partito. Secondo me noi dobbiamo essere dappertutto, dobbiamo essere alla Leopolda, dobbiamo essere come siamo stati a Bologna, dobbiamo essere anche all'Aquila dove ci sono altri gruppi che si organizzano. Bisogna dare un messaggio di unità. Matteo e io siamo nati nel 75 e da quando facevamo il liceo che litigavano tutti. Sono gli stessi che litigano ancora. Dobbiamo dare un messaggio diverso e lo possiamo fare col dialogo, con il confronto e con la collaborazione reciproca. Io sono venuto qui per ascoltare e sarò brevissimo. Voglio solo mandarvi un messaggio forte, chiaro, inequivocabile. L'ho chiesto più volte, portiamo a Palazzo Chigi, questa è la location, portiamo una nuova generazione al governo di questo paese. Facciamolo tutti insieme, facciamolo con il rispetto dell'intelligenza di tutti, con le nostre posizioni e facciamolo con il Partito Democratico che è l'unico posto dove poterlo fare tutti quanti, ovviamente pretendendo una serie di cose, per esempio che i parlamentari siano scelti con le primarie, per esempio che ci sia un confronto trasparente, per esempio, e non è un paradosso, lasciando perdere un po' di personalismi e un po' di richiami all'ombelico del mondo. Qui è molto popolare Jovanotti, l'ombelico del mondo però è una cosa seria e non siamo certo noi. Le sfide che abbiamo di fronte sono molto più grandi di noi e la battaglia dei gormiti la lasciamo giustamente ai ragazzini, noi abbiamo da fare. Quindi ringrazio Matteo, ringrazio tutti voi e spero che questo sia un segnale che inizia una stagione di confronto politico diversa e nuova. Grazie a tutti. Grazie Pippo. Ciao a tutti. Ciao.